Com'è che iniziamo? Sono Massimo Meregalli, team director dello Monster Energy Yamaha MotoGP Team, ma tutti mi chiamano Maio. Sono nato a Biassono, alle porte del parco di Monza e dell'autodromo, è lì dove sono cresciuto. Mi ricordo ancora da bambino, in estate, quando la Formula 1 veniva a provare a Monza e ci veniva spesso. Alle 8 della mattina il suono del 12 cilindri di Ferrari mi svegliava. Basta che sentivamo un rumore, ci fiondavamo dentro. Ho cominciato probabilmente nel modo più divertente e più figo, quello del pilota. Dopo una carriera di circa 10-12 anni sono passato dall'altra parte del muro e quando Yamaha comunque mi ha presentato la proposta di iniziare questo nuovo compito, dopo averci pensato qualche mese perché era durante la stagione e poi ho accettato. Per rimanere al vertice nel nostro sport non ci sono segreti, bisogna lavorare, lavorare e ancora lavorare. E poi è fondamentale il rapporto che abbiamo con la nostra casa madre, perché è da lì che diciamo tutto l'aspetto tecnologico arriva. E un altro fattore molto importante è avere gente competente in ognuno dei ruoli. È questo alla fine il valore aggiunto che ci permette di rimanere sempre dove siamo. Il 2020 è stato un anno difficile, è stato un anno dove avevamo paura perché non conoscevamo il nemico. Iniziare la stagione è stato veramente complicato, non sapevamo come difenderci. Abbiamo inserito le mascherine per proteggerci e difenderci dal nemico e tuttora la mascherina è diventata parte integrante del nostro abbigliamento. Non eravamo abituati, ma grazie a BLS questo non è più un problema. Nella MotoGP, come del resto in tutto il mondo, negli ultimi anni è cresciuto parecchio il concetto di sicurezza. Per noi di Yamaha la sicurezza è tutto. Siamo l'unico team nel paddock certificato ISO 14001 e 45001. Negli ultimi anni le aziende che producono gli equipment dei piloti hanno fatto veramente uno step altissimo. Oggi caschi, tute, guanti, airbag, stivali permettono comunque al pilota di sentirsi sicuro tutte le volte che scendono in pista. In passato non si prestava comunque attenzione alla sicurezza e in questo momento posso tranquillamente dire che la MotoGP è un ambiente dove si lavora in totale sicurezza. Da quando iniziamo il montaggio allo smontaggio, ognuno di noi comunque ha delle procedure, segue delle procedure, ha dell'abbigliamento specifico e questo una volta non si faceva. Con un po' di orgoglio mi sento di dire che questo modo di lavorare all'interno del paddock è stato introdotto da noi.